Allora, Troy intanto è un, vi dico subito che è un grande atleta, è un grande appassionato di moto, ma non solo di moto, sei anche un appassionato di ciclismo. Di più. La moto è solo lavoro. È solo lavoro. Pensate che addirittura nel suo stand, quando nel suo box, lui si informa sempre se c'è una gara di ciclismo importante, come sono andati, come arriva dalle prove, ma come è andato quel ciclista se non quell'altro, perché poi tra l'altro so che ti alleni anche con dei ciclisti. Sì, sempre, ma c'è la pista qui, finché noi, l'anno scorso ho fatto un po' di giri, ma oggi no, perché c'è troppo lavoro che devo fare oggi, ma allora è così. È così, però insomma il ciclismo è il tuo grande amore. Sì. Mi hanno detto dei ciclisti professionisti che sono venuti, hanno cercato di venirti dietro lì a Monaco dove ti alleni, su per le salite, che fanno fatica. Qualche volta, ma io trovo tante ciclisti lì a Monaco perché c'è tanti le persone di bici lì e io vado quando sono a casa, io vado sempre in bici e fine solo 20 miglia, fai un po' di palestra intorno a casa e qualche volta fai un giro più lungo, ma io corro con tutta la gente, Bettini, tanti la gente di australiani come Grady e tutti. Senti, un'ultima cosa, poi lascio la a loro. Certo. Chiudi la carriera da grande campione con due vittorie meravigliose. Hai dominato, per te la pista era una cosa differente rispetto agli altri. Hai veramente, e chiudere così. Penso che sia da campione del mondo con due vittorie consecutive. Penso che sia veramente il massimo. E a questo punto ci sono tutti gli appassionati. Io ho 39 anni, ho fatto un bel lavoro. Emilia, lascia così con la testa alta. No, ma mio moglie è contenta perché io sono. Ok, dai. Solo un dito, niente. Dopo tanti anni ero un po' fortunato. Grazie. Ok, basta, io ho mai parlato in italiano per questo lunghissimo, dai.